One day, io sono barbuto ma non ho la barba. Mi sono appena svegliato. Sono a Milano, mi sto preparando perché oggi è il compleanno di papà. Quindi tra poco partirò, andrò a Verbania a trovare i miei. Quindi vedrete un po' la giornata e il regalo che farò a mio papà. Vi porterò un po' con me così vedete un po' come passo il tempo con i miei. Questo tra l'altro dovrebbe essere anche il primo video che faccio con mio papà. Gli ho fatto un regalino che non vi dico, che vedrete nel video. Poi ne ho fatto un altro, questo ve lo dico, tanto mia mamma gliel'ha già spoilerato a mio papà. Ovvero lo porterò allo stadio della Juve a vedere la partita e andremo tipo nel reparto figo dello stadio, quindi dove c'è il ristorante, dove ci sono le poltrone carine, la visuale è migliore, dove ci sono tutti i parenti dei giocatori, il presidente della Juve, tutte queste robe qui. Quindi sarà una giornata memorabile. Vi lascio al video. Sto cercando di impacchettare il regalo di papà. Secondo te sto facendo in modo giusto? Non lo so. Soprattutto, ma ti piace l'impacchettamento? Sì, bellissimo. Il motivo, ecco. Io ti ho portato il regalo. Mamma! Dolce tue. Ah, vieni, Dora, c'è un altro regalo. Dolce tue. Quest'anno ho voluto fare un po' il megalomane. Ma non è che la mamma. Siamo in viaggio, c'è un tempo di merda. Siamo appena arrivati a Torino, tra poco arriveremo allo stadio. Speriamo di non prendere l'acqua. Speriamo di essere coperti, o no? Ma secondo te quanto farà io oggi? Tanto il video esce dopo. Secondo te quanto fa la Juve oggi? Minimo 3-1. Per la Juve? Certo. Per me vince il Sassuolo. Ma cosa stai a te? Ovviamente scherzo. 3-1, io dico che vinciamo 2-1. Se gioca Di Bala, segna Di Bala. Se gioca Cristiano, segna Cristiano. Non penso proprio oggi. Dai, con Sassuolo segna la campo. Cristiano. Allora, oggi andremo allo stadio della Juventus. Innanzitutto ringraziamo i nostri amici della Juve che ci hanno dato la possibilità di fare questo regalo a papà, perché lo porto allo stadio. Quindi andremo proprio dentro. Dentro, cioè, capito? Cioè, la partita la vediamo dentro lo stadio. O no? Ce la vediamo dentro. Non la puoi mica vedere fuori dallo stadio la partita. La vediamo dentro. E niente, quindi vi porteremo con noi a vedere la partita e vi faremo vedere un po' cosa combiniamo, cosa non combiniamo. E niente, guarda, ci siamo, quanto è bello, bellissimo. Ho preso il diluvio universale, siamo arrivati, siamo al ristorante. Papà si è preso, cos'è che hai preso? Il croissant, croissant alla gianduia, croissant alla gianduia. La concia della Lora, oh, la cumbia. Scusa, buon appetito Pasquale.
Allora, abbiamo appena pranzato, appena finito il primo tempo, siamo 1-1. Quindi se fa altri due gol, papà ha ragione. Impegnato, sta chiamando. Salute. E poi un video. Sta succedendo il delirio. Siamo stati dentro a bere il caffè. Abbiamo appena scoperto che abbiamo preso un altro gol e stiamo perdendo 2-1. Qua la situazione si fa complicata. Speriamo di recuperare, qua stanno urlando tutti, c'è un casino. Hanno appena annullato un gol bellissimo. Bellissimo! Stavo dicendo, gli hanno appena annullato un gol bellissimo. Il Sassuolo sostituisce il numero 23 tra ore, il numero 8. Non ci posso credere, raga, eravamo già tutti in piedi. Triste. Questa punizione al limite. Vogliamo farti da Ronaldo? Punizione al limite, ragazzi. Lo sa che tira Yannis. La tensione alle stelle. Calcio di rigore. Papà è concentrato. Cristiano sul dischetto, Cristiano! Si prepara. Va a pensare a scommessa, è 3-1 o è finita 3-1?